Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday to me. È il mio compleanno, oggi compio 27 anni, sarà un compleanno diverso e questo è il primo tag di compleanno che decido di portare sul canale e sarà, ve lo dico subito, un appuntamento fisso del 6 giugno di ogni anno. Domanda numero 1, quando è il tuo compleanno? Sono nata il 6 giugno del 1993 alle 8:30 di mattina. Domanda numero 2, quanti anni compi? Mi piace ripeterlo, 27. Sono una di quelle persone a cui piace crescere, mi piace festeggiare il mio compleanno, non credo arriverò mai al punto da odiare il mio compleanno perché si invecchia di un anno in più, anzi. Domanda numero 3, qual è il regalo più bello che tu abbia ricevuto? Ci sono tanti regali belli che ho ricevuto e che mi hanno emozionato, questo sempre per il fatto che io sono una persona estremamente emotiva, piagnucolona e sensibile. Penso che il regalo più bello sia stato il regalo che ho ricevuto comunemente per maturità e compleanno, era un pranzo di famiglia ed era un anno in cui la mia famiglia era anche un pochino in crisi economica e quindi io non mi aspettavo grandi regali quell'anno, anzi non me ne aspettavo proprio. Pur essendo d'accordo sul fatto di non farmi regali, quel giorno a pranzo mi è stato fatto un discorso molto alla larga per poi concludere dicendomi che mi era stato fatto da tutta la famiglia un regalo comune per maturità e compleanno e questo regalo consisteva in un viaggio di 3 giorni a Disneyland Paris. Sogno che io mi portavo dietro da quando avevo 3 anni, ho aspettato fino ai 19 anni per andare a Disneyland, ma vi assicuro che l'esperienza è stata la stessa che se fossi andata da piccola. Ho pianto come una fontana per 3 giorni, mi sono meravigliata, sono stati 3 giorni stupendi. Penso che non solo sia stato il regalo più costoso che mi sia mai stato fatto, ma soprattutto è stato il regalo più bello in assoluto, che mi ha regalato un'esperienza. Ecco, penso che i regali migliori siano quelli. Domanda numero 4, darai una festa, come sei organizzata? Premettiamo che questo video io lo sto facendo in anticipo. Quest'anno io non so come andrà il mio compleanno, io spero, mi auguro in questo momento di essere in compagnia delle persone che amo, delle persone che soprattutto mi sono mancate tanto in questo periodo. Questo sarà, indipendentemente da tutto, un compleanno diverso rispetto a quelli che ho festeggiato gli altri anni. Non sono organizzata in nessun modo, non ho intenzione di festeggiare, di dare una festa, anche se a me le feste piacciono molto, le feste di compleanno, soprattutto quelle a tema. Mi auguro veramente solo questo, non so se darò una festa, non ho organizzato niente, forse diventare grande è anche questo, dare la priorità forse non alle cose materiali ma alle cose più di cuore. Domanda numero 5, come festeggi di solito il tuo compleanno? Normalmente io ho dei piani molto precisi che si rispettano di anno in anno. Mi sveglio presto, vado a fare colazione fuori da sola, assolutamente da sola, tengo il telefono, vado successivamente con la colazione oppure dipende dal giorno se consumo la colazione al bar direttamente oppure se mi va di consumarla da sport, ecco. Vado in un parco, mi siedo in un punto isolato del prato, magari mi porto dietro anche il telo in modo da non sporcarmi, dipende anche come sono vestita. Mi metto a leggere, leggo per ore e ore e ore e ore, ore nella pace e serenità del parco e non appena il parco si riempie di persone io mi allontano e vado altrove dove c'è più tranquillità, ma sempre in un parco. Questo accade fino all'ora di pranzo, nel quale normalmente vado a casa dei miei a festeggiare con la mia famiglia. Si mangia o a casa o fuori, mia mamma mi fa sempre una torta. Dopodiché torno a casa, mi prendo cura di me, quindi quel giorno mi dedico proprio completamente a me stessa e la sera normalmente si festeggia con gli amici. Da questo compleanno le cose saranno diverse per una serie di motivi. Domanda numero 6, qual è stato il compleanno più memorabile? Il compleanno più memorabile è stato il compleanno del 2014, il saggio di fine anno era il giorno del mio compleanno, il giorno dopo dovevo partire per la stagione di animazione. Al saggio di fine anno le cose sono andate esattamente come tutti gli altri anni, ho avuto una piccola crisi emotiva durante le prove ma per il resto è andato tutto come gli altri anni. Arrivati alla fine dello spettacolo, radunate tutte le persone sul palco per i ringraziamenti finali, parte un video sullo sfondo e mi era stata fatta una sorpresa nel quale praticamente tutti stavano assistendo
dai festeggiamenti per il mio compleanno, quindi è stato fatto un video con tutte immagini prese dai cartoni animati della Disney, con sotto la canzone Happy Birthday Princess. In tutto ciò, lasciamo perdere le lacrime, anche i miei allievi mi hanno portato un cartellone con un sacco di auguri di compleanno, tutte le firme dei miei allievi dell'epoca e via dicendo. È stato un momento emozionantissimo, ma perché fondamentalmente non me l'aspettavo. Il momento bello era lì. Non ho fatto grandi festeggiamenti quell'anno, però quello è stato un momento memorabile perché non è più accaduto. Domanda numero 7. Se avessi denaro illimitato, come festeggeresti il tuo compleanno? Tanto per cominciare, se avessi denaro illimitato anche solo per un giorno, penso che andrei a fare shopping senza sensi di colpa. Quindi mi rimpinzerei di cose, anche cose inutili, quelle cose che magari le vedi e dici cavolo, la comprerei, ma forse è meglio di no perché non mi serve. È una cosa che mi è sempre piaciuta fare shopping, ma una cosa che ho sempre cercato di tenere a freno perché comunque è una cosa che mi danneggia in un certo senso. Successivamente organizzerei sicuramente un viaggio di compleanno nei posti in cui mi va di andare con le persone con cui mi va di andare, magari gli offrirei anche il viaggio. Domanda numero 8. Cosa c'è nella tua wish list di compleanno? Ho messo qua sotto la mia lista dei libri che vorrei. Nel caso vogliate dare un'occhiata ai libri che ho intenzione di comprare o comunque che ho intenzione di farmi regalare. Qualche cosa per la casa, in particolare per la cucina, perché mi piacerebbe avere una batteria di pentole e un set di utensili da cucina. A me piacciono quelle cucine super super fornite. Forse qualche cosa da collezione di Harry Potter. Cose varie. Sinceramente, ripeto, i regali più belli sono le esperienze, quindi io sono più per i regali esperienza. Domanda numero 9, questa è tristissima. Se ti rimanesse da vivere un solo compleanno, cosa faresti? Effettivamente direi farei la stessa cosa che faccio tutti gli anni, perché comunque non saprei che è l'ultimo. Se però lo sapessi per certo che il mio compleanno è l'ultimo di sempre, conoscendomi probabilmente impanicherei, piangerei tantissimo, farei in modo che sia memorabile ma non abbastanza, mi sentirei comunque in difetto la sera andando a dormire pensando cavolo, non ho fatto abbastanza per ricordarmi il mio ultimo compleanno. Cosa cambierebbe? Non cambierebbe assolutamente niente. L'unica cosa importante che non mi farebbe pentire di nulla probabilmente sarebbe il fatto di festeggiarlo con persone che effettivamente mi amano davvero. Domanda numero 10. Mostra una foto del tuo compleanno, preferibilmente imbarazzante. Andiamo ad attingere all'archivio. Questa è la prima che mi è venuta per le mani. Qui avevo 4 anni e stavo soffiando sulle candeline. Del 98. Questo compleanno, tra l'altro, io me lo ricordo abbastanza bene perché ho questo ricordo di aver giocato con le perline e fatto braccialetti tutto il pomeriggio. Domanda numero 11, al quale vi anticipo, ho già risposto in precedenza. Hai qualche tradizione di compleanno? Vedi la domanda precedente. Quindi io, come ho sempre festeggiato dal momento in cui ho iniziato a festeggiare i compleanni da sola, quando sono cresciuta appunto e ho potuto organizzare da me i miei compleanni, ho sempre organizzato io feste e semplicemente io festeggiavo così, magari mi svegliavo tutta euforica ma non cambiava nulla rispetto ad altri giorni. Invece da quando ho iniziato a festeggiare da sola ho sempre festeggiato come ho detto prima, quindi la mattina passeggiata nel parco, pranzo con i miei, tempo per me, cura di me stessa e poi la sera con gli amici. Domanda numero 12. Qual è la cosa che ti piace di più del tuo compleanno? La cosa che mi piace di più del mio compleanno è che io sono al centro di tutto. Io, anche se sono una persona molto altruista, nel profondo sono una persona abbastanza egocentrica, quindi a cui piace essere al centro dell'attenzione. Ma proprio perché sono anche altruista, tendo spesso a mettermi da parte per il bene degli altri. Quel giorno nulla mi può togliere il sacrosanto diritto di pensare a me e soprattutto gli altri, le altre persone per cui ci sono stata durante l'anno, sono quasi in dovere di pensare a me, anche solo per pochi minuti. E questa è una cosa che mi ingazza tantissimo. Nel giorno del mio compleanno questa è la cosa in assoluto più bella. Penso che sia la cosa più bella per una persona che normalmente pensa praticamente solo agli altri. Ma ripeto, quest'anno il mio compleanno è un po' diverso perché comunque ho imparato a pensare a me stessa ogni giorno, non solamente il giorno del mio compleanno.
Domanda numero 13. Cos'è cambiato dal tuo ultimo compleanno? Sono cambiate un sacco di cose. Non entrerò nel privato perché non mi sembra la sede giusta per entrare nel privato. Sicuramente sono cambiate tantissime cose dal punto di vista relazionale perché tante persone c'erano e non ci sono più. L'anno scorso l'ho festeggiato con pensieri che non erano conformi a quelli che dovrebbero essere i pensieri di compleanno di cui ho parlato poco fa. Durante quest'anno, come ho già detto più di una volta, ho imparato a prendermi cura di me stessa e stare da sola. Questo in conseguenza non a un compleanno, ma altri eventi che sono successi durante l'anno, e tra cui anche l'ultima quarantena che abbiamo vissuto. Sono cambiate cose a livello relazionale perché comunque ho imparato a capire chi sono le persone per cui vale la pena di esserci. Per alcune persone che fondamentalmente in primis ci sono per me, vale la pena di esserci al 100% per loro. A livello lavorativo le cose sono cambiate, ma perché ho raggiunto molta più consapevolezza e sicurezza. Qualche anno che ricevo apprezzamenti sia come insegnante ma anche come ballerina, che era una cosa che avevo accantonato e messo da parte. Quest'anno sono arrivati anche i risultati, quelli veri, quelli che aspettavo da un decennio perlomeno. I capelli un po' più lunghi perché sto provando a farli crescere, ma non so quanto durerà questa cosa. L'anno scorso avevo ancora il caschetto. Semplicemente le cose importanti un anno fa erano altre. Sono felice. Tutto quest'anno ha reso la mia vita più consapevole. Una cosa importantissima che ho imparato dallo scorso compleanno, o comunque durante quest'anno, è vivere giorno per giorno. Progettare solo nei casi strettamente necessari. Domanda numero 14. Ti hanno mai organizzato una festa sorpresa oppure tu ne hai mai organizzata una? Io ne ho organizzate tante. Per me, difficilmente sono riuscita a organizzarle perché io sento puzza di sorpresa da lontano chilometri. Domanda numero 15, al quale in parte ho risposto prima. Cosa hai imparato nell'ultimo anno e cosa ti aspetti dal prossimo? Cosa ho imparato nell'ultimo anno? L'ho detto nella domanda che riguardava appunto cos'è cambiato dall'ultimo compleanno, però andiamo un po' più nello specifico. Ho imparato, come ho già detto, a vivere il momento e a vivere la vita giorno per giorno, senza progettare soprattutto gli aspetti della mia vita relazionali. Progettare sempre, comunque, solamente in ambito lavorativo. Ho imparato a distinguere le persone vere da quelle false e a dare importanza e tutta me stessa, tutto il mio affetto solo alle persone che effettivamente per prime ci sono. Ho imparato ad essere egoista in alcuni casi, ma nella maggior parte dei casi essere sincera, salvo che appunto davanti a me non ci sia una persona per il quale vale la pena di dare il mio aiuto e il mio altruismo. Ho imparato ancora una volta più intensamente di prima a rialzarmi dopo una caduta. E questa è la riprova che per quanto io appaia come una persona forte, sono anche una persona che cade molto spesso e ogni volta che riesco a rialzarmi, il mattoncino della mia autostima sale su questa torre che oramai sta diventando molto alta, nonostante le mie aspettative. Quest'anno il mattoncino che ho messo su è bello spesso. Sono una donna forte e quest'anno ne ho avuto la consapevolezza. Sono sempre una persona molto fragile emotivamente, quindi che piango molto spesso, mi emoziono, ma so anche di essere molto forte e capace di grandi cose. Non è stato un anno facile, ma io sono qua e sono molto felice di esserci. Dal prossimo anno mi aspetto di mettere qualche altro mattoncino sopra alla mia scaletta dei traguardi e delle rialzate dopo le cadute, di ottenere altri traguardi importanti e di rialzarmi ancora una volta dalle delusioni. Mi aspetto di ottenere dei risultati, piccoli o grandi che siano. Mi aspetto che l'anno prossimo sia un anno lavorativo intenso, pieno di voglia di fare e di emozione, proprio perché quest'anno, questo lungo periodo di inattività, almeno nel senso fisico del termine, si è andati avanti a ballare, ma non con la concezione tradizionale che si ha di questa disciplina. Mi aspetto di amare intensamente chi intensamente ama me. Mi aspetto che questo progetto social che ho portato avanti per 4 anni dia finalmente i suoi frutti. Mi aspetto di riuscire a concludere il mio secondo romanzo e forse, speriamo, riuscire a pubblicarlo. Mi aspetto di portare in scena uno o due saggi molto di successo e molto apprezzati. Quest'anno non so bene cosa succederà, ma so che se lo vorrò saranno cose splendide. Spero che questo video vi abbia intrattenuto a dovere, che vi abbia dato
dato un quadro generale di me, ma soprattutto sono curiosa l'anno prossimo di rivederlo per vedere effettivamente le cose come stanno e cosa è cambiato da un anno con l'altro, come sono cambiata io. Qua sotto, novità, la mia wishlist di Amazon per quanto riguarda i libri che vorrei. Andate a dargli un'occhiata solamente per curiosità. Se vedete magari all'interno di questa lista il vostro libro preferito e volete che io lo legga, mandatemi almeno una segnalazione, non acquistatemelo. Segnalatemelo qua sotto nei commenti o comunque via mail o sui vari social e io gli darò sicuramente una possibilità prima di altri. Se volete seguirmi qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e sostenermi e appunto farmi sapere quali sono le vostre preferenze librose o comunque le modifiche che apportereste al canale, insomma qualunque cosa, ma soprattutto andate a farmi gli auguri. Qua sotto trovate la mia mail nel quale possiamo collaborare e corrisponderci. Se vi è piaciuto questo video, l'avete trovato carino, divertente, interessante, lasciatemi un like, condividetelo se vi va con le persone che magari festeggiano il mio stesso giorno il compleanno. Fatemelo sapere sempre qua sotto nei commenti. Se vi piace il format dei tag o in generale i video di questo canale, volete sostenermi ancora di più, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Il prossimo tag sarà appunto il 6 luglio. Invece il prossimo video sarà la books review di lunedì 8 giugno. Ci vediamo al prossimo video e a questo punto anche al prossimo compleanno. Un bacione, ciao!